Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un nuovo episodio di Slope Life e in questo video, viste le richieste, vi spiegherò come si viaggia con la bici, soprattutto in aereo, per andare ovunque volete nel mondo. Quindi non perdiamo tempo, cominciamo subito a vedere cosa sono le cose importanti per non fare cavolate e non buttare via centinaia di euro per niente. Questo perché la bicicletta rientra in una categoria di bagaglio speciale e quindi quando vi recate all'aeroporto al check-in dovrete pagare una fee per la gestione di questo bagaglio, che può variare da 50 euro a 600, 700, 1000 euro. Questo varia dalla compagnia, dal peso, dalle regole, ci sono diversi fattori insomma. Quindi vediamo cosa bisogna fare per evitare di trovarsi sorprese una volta al desk. Primissima cosa da fare, quindi prenotarsi il biglietto aereo e già qui si possono fare delle scelte che vi faranno risparmiare dei soldi. Per fare questo io utilizzo questo sito web che si chiama Kayak, che mostra tutte le combinazioni di voli che esistono. Quindi impostiamo partenza e destinazione. Io partirò da Malpensa. Destinazione facciamo, andiamo a Sydney, vediamo di partire tra un mese e ritorneremo dopo una settimana, facciamo. Vi consiglio di prenotare i vostri voli almeno con un mese d'anticipo, se non addirittura due, per trovare le offerte migliori, anche se comunque a una settimana o due della partenza i prezzi non sono così malvagi, però avrete delle scelte più limitate, chiaramente. Lanciamo la ricerca. Ora il sito si metterà a cercare le diverse combinazioni tra tutte le compagnie che fanno queste tratte e vi farà diverse proposte. Essendo che abbiamo messo la partenza tra un mese, le opzioni di prezzo non saranno così malvagie. Chiaramente per andare in Australia i biglietti non sono proprio economici. Vediamo subito questa prima opzione di Air China, che non è male, 860 euro, però vedete che il tratto è molto lungo, siamo a 41 ore di volo, quando in realtà per andare fino là ce ne vogliono anche meno, diciamo. Quindi passiamo subito ai filtri. Direi di togliere due scali perché ormai si fa anche in uno scalo solo questa tratta. E fate molta attenzione agli orari di partenza, questo perché ad esempio qui vi cerca opzioni di partenza dalle 6 del mattino, ma per non perdere la bici ed essere sicuri che arriva a destinazione vi consiglio di essere in aeroporto almeno 2 ore prima o 2 e mezza. Questo significa che dovreste essere lì alle 4 del mattino. Allora alziamo subito l'asticella qui, facciamo almeno alle 9 così da essere lì alle 7. Stessa cosa per il ritorno. Ritorno vi consiglio addirittura di partire nel pomeriggio perché sicuramente a destinazione non avrete la macchina e quindi dovrete spostarvi dall'hotel, dalla casa dove siete e vi servirà del tempo. Più sotto potete scegliere tra la durata del volo e lo scalo. La durata dello scalo direi di abbassarla un po', per voli così lunghi io starei fino alle 7 ore che già sono tantissime, di solito non vado oltre 3-4 perché diventa pesante poi. Ora vediamo un po' cosa è rimasto. Benissimo, abbiamo questi voli Emirates, 26 ore, non male, che non è il più economico è questo di Cathay Pacific e poi ne abbiamo altri, c'è Qantas, Etihad e Qatar. Kayak vi dà anche questa possibilità, potete selezionare un solo volo, quindi se vi piace l'orario dell'andata potete selezionarlo e lui vi farà vedere altre combinazioni tenendo conto di quello. Quindi qui vedete che ci sarà sempre la stessa andata, ma cambierà quello di ritorno. Vi consiglio di volare sempre con la stessa compagnia sia andata che ritorno per una questione di comodità, sia di prenotazione che tutto il resto. Infatti quello che io faccio una volta che ho visto le combinazioni su questo sito web è andare direttamente sul sito della compagnia aerea e prenotare il volo lì. Questo perché solitamente questo sito web vi rimanda ad altri siti web di agenzie che applicheranno una fee al costo del biglietto, ma noi stiamo cercando di fare una cosa a risparmio. Quindi prendiamo per esempio questo di Cathay Pacific, il più economico, siamo sui 1080 euro. Andiamo sul sito web di Cathay Pacific e cerchiamo di ritrovare la stessa combinazione. Benissimo, eccoci qua, vediamo un po'. Quel volo era 11:55, 15:45 il ritorno. Uno scalo solo, direi che selezioniamo quindi questo. Perché quando prenotate il volo potete scegliere, diciamo, la categoria di volo, le classi. È vero che volete risparmiare, quindi sicuramente sceglierete un economy, ma non è detto che sia la migliore opzione per volare con la bici, perché se scegliete ad esempio un'opzione più costosa, potrebbe essere che avete già dei bagagli inclusi e quindi al check-in non dovrete pagare la bici. Questa è una cosa da tenere in considerazione sempre quando si prenota un volo, perché magari potete pagare 70-80 euro di bagaglio qui sul sito web, vi danno 20-30 kg di bagaglio incluso, poi andate
fate il check-in e non dovete pagare nient'altro. Quindi in questo caso qui non ci indica se ci sarà un bagaglio compreso, ma di solito su queste tratte così lunghe dovrebbe esserci. Scegliamo un super saver per il momento e per il ritorno era questo, 15.45. Scegliamo anche qui super saver, proseguiamo. Ecco, quindi il riepilogo vi fa vedere cosa avete incluso in questo biglietto. Potete modificare il volo con un sovrapprezzo, cosa molto importante perché non si sa mai cosa succede quando si viaggia con la bici, potrebbe esserci un imprevisto, avete bisogno di tornare, quindi consiglio sempre di salvarvi questa opzione. E poi abbiamo 30 kg di bagaglio in stiva incluso, che è perfetto perché il bagaglio bici con dentro qualche cosa, qualche pezzo, protezione eccetera, più o meno si aggira attorno a quel peso lì, quindi questo ottimo direi. Bene, ora qui vi dice di registrarvi, poi dovete mettere tutti i vostri dati eccetera eccetera, andate alla fine, vi fa il prezzo totale con le varie tasse, quello che è, potete prenotare e siete pronti per partire. Vi consiglio sempre di includere l'assicurazione quando fate dei voli così lunghi, più che per voi perché magari avete già un'assicurazione personale, per quanto riguarda i bagagli, perché comunque viaggiate con una bici che magari ha un costo elevato e se vi perdono il bagaglio, che capita nel 50% dei casi purtroppo, chissà dove va a finire. Quasi sempre arriva, ma certe volte i bagagli vanno persi, quindi probabilmente vi rovinerete la vacanza, ma almeno avete le spalle coperte, diciamo. Ho preparato un piccolo file Excel con tutti i prezzi del bagaglio sportivo per diverse compagnie che conosco e già utilizzato, così che potete aiutarvi a scegliere nel momento in cui dovete prenotare il volo. Vi lascio il link qua sotto per scaricarlo e basta, direi che siamo pronti, è il momento di andare a mettere la bici in valigia, andiamo! Eccoci in garage, ho già preparato la bici qui. Ma cominciamo subito dalla valigia. La valigia è molto importante, io adesso sto utilizzando questa, ne ho avute di diverse nel tempo, ma le cose importanti che dovete guardare quando scegliete una valigia sono che abbiano almeno le ruote dietro e se possibile anche le ruote davanti. Ad esempio questa non l'aveva, infatti ce le ho messe io, vedete? Questo perché? Perché quando si fanno dei viaggi spesso ci si trova a camminare negli aeroporti per magari qualche chilometro e avendo solo le ruote dietro bisogna tenere la valigia sollevata e con 30 kg di materiale dentro è abbastanza pesante. Con quattro ruote invece te la tiri, la trascini per terra, è molto meno faticoso. Il costo delle valigie varia di molto, potete trovare da 100 euro fino a 700 e tutto dipende dalla qualità di costruzione e il peso più che altro. È molto importante trovare una valigia che sia abbastanza leggera perché meno chili avete sulla valigia più cose potete metterci dentro. Chiaramente ricordatevi sempre che il limite del bagaglio si aggira attorno ai 23 kg se non volete pagarlo, altrimenti 32, solitamente quello è il massimo per tutte le compagnie. E adesso smonto la mia bici e la metto dentro. Bene, ora metto in valigia le ultime cose e poi siamo pronti. Allora, portate sempre gli attrezzi, le protezioni le metto qua dentro, casco, un paio di scarpe e ci siamo. Come avete visto, mettere la bici in valigia è veramente una cavolata pazzesca. Ho lasciato fuori solo le ruote perché dovete ricordarvi prima di metterle in valigia di sgonfiarle un po'. Non è essenziale, nel senso che la differenza di pressione atmosferica tra terra e quando sei su a 10-12 mila metri è di solo un bar. Quindi se non avete le gomme vicino al limite di 4 bar e mezzo, potete anche evitare di sgonfiarle. La cosa importante quando avete finito è chiaramente pesare la valigia per non avere sorprese quando andate in aeroporto. La valigia è pronta, domani mattina si parte, ci vediamo in aeroporto. Eccoci arrivati, siamo all'aeroporto, sono qua con Demis. Buongiorno. Adesso vi facciamo vedere cosa bisogna fare all'aeroporto, quindi andremo al desk, facciamo il check-in dei bagagli, poi lo droppiamo al nastro bagagli speciali e siamo già sull'aereo. Bella, com'è? Ci siamo. Demis, è il tuo primo viaggio, vero? Con la bici, sì. Bravo. Allora imparerai tutto in questo nuovo video. Zio, hai fatto la valigia vuota? 18 kg, no? Quant'è? 23. È un record? Io non vado mai sotto i 30. Ok, check-in fatto. Ci è andato questo bellissimo cartellino che porterà il nostro bagaglio a destinazione. Adesso andiamo al nastro bagagli speciali. Perché qua siamo fuori misura totalmente, stiamo esagerando, no? Droppiamo la valigia e poi andiamo a far colazione e siamo pronti per partire. Demis, adesso al nastro qua c'è un tipo che è sfasato totalmente, c'ha dei tic assurdi, continua a fare. C'è qualcuno? Eccoci qua, nastro bagaglio fuori misura, non c'è nessuno. Vediamo un po' se ci considerano. Eccoci qua, siamo in partenza per la Svezia, ragazzi. Stoccolma. Dice il seguito, si va al DOM a mandare solo. Vedere qualche ragazza. Prima volta per te, vero? Dici sì. Storia l'ha fatta, possiamo andare. Mi sono dimenticato di filmare.
come al solito. Tengo due. Ovviamente adesso si fa colazione. Colazione, ho detto. La sigla di Toto e Ivo per questo, per questi episodi invece sarà cantata da noi, ovviamente. Vai, sigla! È arrivato il momento di seguire Grigio nella sua avventura all'aeroporto. Ciao, io sono Grigio. Sono in un aeroporto. Ho un sacco di malattie. Ehi, uno malato! L'ho toccato! In questo momento stiamo camminando verso il macello. Guarda tipo là. È sempre qua lei. Bello, l'ho già visto. Siamo sopravvissuti al primo controllo. Cosa bisogna fare dopo che hai fatto tutto il giro dei nastri lì? Salire sull'aereo. No. Devo spiegarlo veramente. Sto facendo un video su come si viaggia. Ma lo sanno le persone, è vero che lo sapete cosa stiamo per fare? Sì, lo sanno, vedi. Bisogna mettere lo zaino sui rulli, farselo scannerizzare, togliersi le cose dalle tasche, essere entusiasti. Non come lui. Cosa? Devi essere entusiasta. Togliamo il computerello, mettiamo sulla GoPro. Nostro smart. Vedi Grigio, le persone sono un po' cattive e anche stupide e lasciano tutto qua così. Aspetta, faccio un servizio umanitario. Che bravo ragazzo. Assunto. Va bene ragazzi, allora vi ho fatto vedere come si prenota il volo, vi ho fatto vedere come si mette la bici in valigia, come si fa all'aeroporto per il check-in. Adesso tutto quello che dovete fare è seguire i cartelli, andare al vostro gate, seguite le scritte gialle e siete già sull'aereo, siete già arrivati. Direttamente, proprio dal check vi lanciate sull'aereo. Giusto. Oh, lancio la bomba, andiamo, scappiamo via. Attenzione! Allora, per questo video è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio di Slowplay, dove faremo cosa? Scusa, cosa facciamo nel prossimo episodio di Slowplay? Andiamo in monopattino sui salti di casa tua. Questa è un'ottima idea. Scusate, mi serve uno che urla, che devo fare la chiusura del video. Oh cazzo, bisogna urlare? No, io non so urlare. Che video? È un nuovo video. Un nuovo video? Io non so urlare. Ci sono le donne nude? No, non ci sono. Niente donne nude, non si No. Vai, facciamolo. Ciao!